Beh ragazzi, come avrete capito dalla miniatura del video, il nostro lavoro a volte ci porta anche a seri e grossi dubbi. Ma sotto quel cavalcavia ci passo? Lo vediamo subito dopo la sigla. E a quanto sembra iniziamo una nuova giornata e iniziamo un nuovo video. Quindi damosela fa che oggi è venerdì. Daje! Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale, io sono sempre Capezza. Per chi non lo sapesse, oggi è venerdì, quindi cerchiamo di darci da fare e finiamo questa settimana. Ma vi faccio vedere una persona che è tanto tempo che non vedete, che non lo porto sul canale. È lui! Lo ricordate? Quanto tempo è che Costantino non sta sul canale? Troppo. Se sta invecchiando. Un pochetto. Un po' come detto. E come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino, oggi dovrebbe essere bella impegnativa perché il piazzale è pieno di mezzi. Quindi vediamo un po' di darci da fare e terminare al meglio questa giornata. Ragazzi, speriamo che sto vento regge, perché sennò penso che di acqua pure oggi ne dà parecchia, eh. Speriamo bene. Ciao. Non mi prendo queste responsabilità. Dai, raga, andiamo a fare sta sabbia e cemento, andiamo a coprire sti tubi in attesa che il terzino scarichi, arriviamo noi e scarichiamo anche noi. Dai. Visto l'orario che mancano 5 minuti alle 8 e visto che alla nuova fiera di Roma stanno facendo qualche concorso da un paio di giorni, ragazzi, la fila parte da qui. In bocca al lupo vanno a Fiumicino, raga. In bocca al lupo, Gabriele, grande. Quindi con molte probabilità di intasamento di via Portuense proviamo a cambiare itinerario, quindi un cambio percorso, facendo la parallela di dove si sta svolgendo appunto il presunto concorso. Quindi speriamo ragazzi che ci dica bene e che la strada sia un pochino più scorrevole rispetto a quella principale. Porta questo a far prepotente, scarica prima lui, poi io devo aspettare lui, eh? Mi pare giusto? Mi pare giusto? Boh, io non lo so. Ah raga, ma visto che sta a me porta all'aeroporto, se prendiamo il primo volo e andiamo da qualche parte? No, eh? C'è ma a betoniera lui, vabbè. Ragazzi, chiaramente in termini di sicurezza e di garanzie per quanto riguarda la nostra incolumità e quella altrui, non fidatevi mai troppo, anche quando andate in giro con le vetture, con i furgoni, anche con un semplice scooter, per quanto riguarda i passaggi che a volte sembrerebbero, diciamo, tranquillamente percorribili, che sia una strada
sconnessa, che sia magari ecco un sottopasso o un qualsiasi altro tipo di pericolo potrebbe presentarsi, che diciamo noi potremmo tranquillamente sottovalutare data la nostra sicurezza e la nostra padronanza, diciamo, per quando andiamo in giro con i nostri mezzi. Quindi mi raccomando, non sottovalutate mai un eventuale possibile pericolo. Questo ad esempio è un altro punto molto pericoloso, perché l'uscita sta proprio sotto curva e se dovesse arrivare qualcuno a velocità sostenuta, ragazzi, sarebbe veramente un grande problema. Comunque, sempre occhi aperti e in campana. Ad esempio, a mio avviso, un'entrata veramente pericolosa è quella che troviamo generalmente agli ingressi dei parcheggi sotterranei dei supermercati. Adesso abitualmente lo stanno facendo anche nelle palazzine, quelle diciamo un pochino più aggiornate. Negli ultimi anni infatti stanno costruendo la maggior parte delle abitazioni già previste con i relativi garage al suo basamento, diciamo al suo pian terreno o addirittura nel piano interrato, e quelli sono, è vero che sono sì segnalati, quindi l'altezza massima di sagoma in genere troviamo 2,20 m, 1,90, 2,30, però qualora ci dovesse essere stato uno sfalsamento magari del terreno, un piccolo rialzo o un qualcosa del genere, noi andremo lì tranquillamente in un punto di passaggio, invece poi magari ci possiamo accorgere che c'è qualcosa che non va, un restringimento di sagoma sia in larghezza che in altezza. Quindi non abbassiamo mai la guardia, né noi né voi. Anche i rami sono diciamo abbastanza pericolosi, specie se si transita su una strada con un mezzo pesante o magari anche un semplice, tra parentesi, furgone, può diventare un problema, perché magari sia all'incolumità dei trasportatori che all'incolumità diciamo dell'allestimento appunto del furgone stesso. Infatti bisognerebbe almeno secondo me nelle strade principali avere un pochino più di accortezza per quanto riguarda la manutenzione, ma questo è un problema che accomuna un po' tutte quante le città, nonché i paesi. Ragazzi, a questo punto questo video lo terminiamo qui, non vi voglio annoiare facendo video troppo lunghi, perciò abbiamo visto di non sottovalutare mai possibili eventuali rischi che troviamo per strada. Quindi a questo punto ti lascio le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale, lascia un like se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante e divertente, a te non costa nulla, mi aiuti a portare avanti tutto il mio lavoro. E non mi resta che augurarti buon proseguimento di visione con altri video, e grazie per essere stato anche in questo video fino alla fine del video. Ciao!